dire che tu sei isolata dal gruppo, io permettimi di dire che se c'è una persona che si è isolata, sei stata te con te stessa, perché tu a un certo punto, e questo penso e che lo possano confermare di isolare tutte, per Paolo in un certo qual senso. Ma smettila, Stefania, di agitare me. Perché è la verità. Se tu ti sei messa a un certo punto a passare tutto il tempo con Pierpaolo e il poco tempo che avevi ovviamente lo dovevi dividere con tutti gli altri, quindi nessuno ti ha isolata, ti sei voluta isolare tu perché stavi bene con Pierpaolo, perché vi trovate bene, perché avevate anche le vostre robe da risolvere, però non è che siamo noi che un giorno ci siamo svegliati tutti contro Giulia, perché qua nessuno è contro Giulia, se abbiamo un problema ce l'abbiamo. C'è un accanimento che manco ti avessi fatto. Ma io con Pierpaolo cercavo di stemperare la situazione. Tante volte magari noi ci isolavamo proprio perché c'è questa situazione tante volte dove comunque Giulia mi dice stanno parlando di noi, quindi evitavamo dopo puntata è successo che magari stavate parlando, Giulia ha detto stanno parlando di noi, quindi non siamo. Ma dopo puntata ti sto dicendo, ogni tanto post-puntata, da un ogni post-puntata dobbiamo subirvi la vostra tarantella. Tarantella? Sì, siete voi che parlate di noi lì anche. Ogni puntata che finisce con una tarantella tra voi due che sembra di stare a Dawson's Creek. Maria Teresa, esiste questa tarantella? Ma almeno c'è un po' di cinema, se no ci annoieremmo moltissimo. Allora c'è. Esatto, però dai, di una cosa, cioè esponiti a un certo punto. Esponiti, hai ragione Stefania. Brava Stefania. Anche tu, comunque c'è sempre. Arrivati a questo punto, Maria Teresa, bisogna anche esporsi.